Newsbar è una nuova app rilasciata da Microsoft che permette di mostrare una barra ai bordi dello schermo per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Incomincio bene nel dirvi che attualmente l'app non è disponibile al download sullo store. Provvediamo quindi a scaricarla manualmente attraverso il pacchetto presente nell'articolo di Windows Blog Italia che lascio in descrizione. Nel frattempo che scarica, visto che la mia connessione è lenta, vi leggo quello che c'è scritto nella descrizione della pagina dello store. La barra delle notizie di Windows, di Microsoft, funziona esattamente come la barra delle applicazioni di Windows. È lì quando ne hai bisogno, dove ne hai bisogno. E come ne hai bisogno? Personalizza il suo aspetto nelle impostazioni per trovare l'esperienza giusta per te. Se vuoi concentrarti, non ti preoccupare, puoi minimizzare la barra delle notizie in qualsiasi momento e poi riportarla quando sei di nuovo pronto. La barra delle notizie offre le ultime notizie dalla rete Microsoft News di oltre 4.500 tra i marchi di giornalismo più rispettati al mondo. Inoltre, puoi configurarlo per fornirti informazioni aggiornate durante il giorno sui tuoi titoli preferiti. La barra delle notizie è in beta ora. Provala e facci sapere come possiamo migliorarla. Ecco, come è stato detto nell'ultima frase, l'app è in beta, perciò potrebbe non funzionare correttamente. Andiamola a provare. Magari, se state visualizzando questo video nel futuro rispetto a questa data di registrazione, Microsoft potrebbe aver reso accessibile il download dallo store. Perciò vi invito a darci un'occhiata prima di fare l'installazione manuale. Intanto rimuovo gli widget in alto a destra così si può piazzare lì la barra. E eccola qui! Andandoci sopra e facendo scorrere la rotellina del mouse, navigate fra le varie notizie disponibili. Noto che non c'è un punto di inizio e di fine. Le notizie girano a loop e perciò vi si ripeteranno. Guardiamo un attimo le impostazioni. Nella prima scheda trovate le opzioni riguardo l'aspetto. Potete scegliere se farla visualizzare a destra, a sinistra, in basso, in alto, aggiungere il titolo della notizia, con l'aggiunta anche della fonte e un ingrandimento dell'immagine. Dargli della trasparenza o lasciarla con lo sfondo predefinito di Windows, nel mio caso scuro, e poi insomma altre opzioni sicuramente. Ne saranno implementate altre prossimamente. E bene, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa app. Io la vedo utile soprattutto per chi deve documentarsi costantemente in maniera veloce. Sarebbe bello se nelle impostazioni ci sia una scelta più specifica nel scegliere quale tipologia di notizie vedere, un po' come succede in Microsoft News. Ci vediamo ad un prossimo video.